perché la vorrei collegare alla evidenza non naturale, ma quella, diciamo, tra virgolette, scientifico, se volete, pseudoscientifica. Quando ero molto giovane, ovviamente questa poesia mi ha molto affascinato e avevo letto, ero ancora al liceo, quindi non si parlava ancora di medicina o psico, varie psiche. Avevo letto i commenti di Sapegno, di Luigi Russo, che non è mio parente, ma io lo chiamavo zio, e così via. E a un certo punto mi è capitato di dire: vado a vedere la siepe a Recanati, perché voglio vedere questa siepe che lo sguardo esclude e tutte queste belle cose. E quando sono andato ho visto una siepe molto piccola e ho detto: è tutto qua, ma non valeva la pena il viaggio, era meglio che ascoltassi la musica, no? E da questo punto di vista io lo collegherei in modo molto arbitrario al collega che ho molto apprezzato, che parlava del swing, io non lo so neanche pronunciare, perché io penso che un prigioniero, uno schiavo, possa immaginare che la luna o il cielo non esista se non ci sono le sbarre, e quindi che ci sia una realtà in cui noi siamo schiavi della nostra sensorialità parziale e imperfetta. Si sente. Si sente. È impersonale, no? È impersonale, è diffuso. Si potrebbe dire che corrisponde all'ultima parte della relazione, appunto, di questa mattina di Stefano Zenni, quando parlava del gruppo. Ecco. C'è